Era di 1,5 miliardi di persone. Ora è di 6,5 miliardi e abbiamo portato la natura a un... Lo sono. ...della NOAA, esploratrice degli abissi, ecologista, educatrice e amica sia di mio padre. Ero in Florida. Questo libro. Tura chiamata scuba. Poter letteralmente volare sott'acqua. Stare in piedi su un dito. Come definito. Perciò. E il mondo. Conseguenze. Avete connesso le persone con informazioni critiche. Non soltanto per la salute dell'oceano, ma per la sopravvivenza umana. Siamo a un punto di svolta. Prima volta stiamo affrontando... Lo scrittore James Cameron ha una storia d'amore con il mare ed è famoso per la capacità di proiettare la propria immaginazione sul grande schermo. Percorso di vita è grazie a quello che... Per l'immaginazione di un giovane. Avevo 14 anni e ero un appassionato di fantascienza. Mi relazionavo e nel 1969 sottomarini e magnifiche mute argentate. Era un mondo reale, tanto esotico e alieno quanto quello descritto nei libri di fantascienza. Ma avrei potuto esplorare gli abissi. Generazione intera. Potrei parlare per ore dell'impatto che ha avuto su di me in quel periodo. Distruggerli. Padre. Dalla pesca con la fiocina nel sud della Francia, all'aqualung, ad attrezzature usate oggi in tutto il mondo, ai numerosi filmati, costruzione di... Questo è stato d'ispirazione per persone...